Ciao ragazze e ragazze, benvenuti o bentornati sul mio canale. Io sono Daniele Danzu e oggi siamo in un nuovo episodio di The Sims 4. Allora ragazzi, andiamo in game perché oggi ragazzi andiamo da un'altra famiglia ancora che voi conoscete però benissimo. Questa è la loro nuova casetta, ragazzuoli belli, io sono molto emozionato perché oggi giochiamo, ora ve la faccio vedere meglio, giochiamo con Jean e Sean. Adoro! Allora, signori miei cari, Jean e Sean si sono trasferiti a New Crest. Qui ci sono i nostri Vimes, mentre loro hanno preso questo lotto. Il nostro Sean sta per diventare praticamente adulto. Sì, amo, vai in bagno perché tra un po' andrai nel tuo ultimo giorno di scuola. Mentre la nostra Jill, che ragazzi. La nostra Jean. Che ragazzi, ovviamente io non ho fatto la cosa dell'acne, quindi mi è cresciuta con l'acne. È bellissima, è giovane adulta, ragazzi. E questa è la loro nuova casetta. Allora, io adoro la parte della sala da pranzo, non so perché. Tra l'altro, c'è un armadietto di scuola, l'ho messo apposta perché così ci rimane un po' il pensiero che con loro abbiamo giocato appunto il gameplay dedicato a The Sims 4 Vita da liceali. Se non l'avete ancora visto, andate nelle mie playlist perché lo troverete. Questa è la loro cucina, molto easy. Tra l'altro, come potete vedere, qui c'è una ciotola. Quindi dovremo andare a prendere un cagnolino. Qui c'è il bagno attrezzato di tutto ciò di cui abbiamo bisogno. Forse dovrò mettere una vasca per fare il bagno appunto al cagnolino. Qui c'è una zona soggiorno molto molto carina. Ho cercato di utilizzare le cose di vita da liceali apposta, proprio per dare diciamo un po' di ricordi e rimembranze per i nostri simmini. Qui abbiamo la camera di Sean sui toni del verde, mi piace molto, sono un po' tipo i capelli della sorella. E qui invece abbiamo sui toni del rosa, raga, la camera della nostra Jean. Gli ho messo sia il diploma sia la cosa da cheerleading, dato che lei è stata una cheerleader ai tempi. Allora, mandiamole in bagno, ragazzi, perché oggi giochiamo con loro, impostiamo un po' la loro vita. Lei c'ha favilla la villa, vuole avere una, come dire, favolosamente ricca lo è già perché in realtà la sua famiglia comunque è abbastanza ricca. Favilla la villa, lei vuole ovviamente vivere a New Crest, ha comprato questo terreno, cioè i genitori le hanno comprato questo terreno e lei ovviamente vuole vivere la vita al meglio, ragazzi. Per chi non la conoscesse, lei è egocentrica, ambiziosa e macchina del ballo, abbiamo preso come socievole, sapienza affaristica, abbiamo preso come tratti iconica per l'aspirazione ad adolescente che siamo riusciti a conquistare, manda per conto suo, scaltra e buone maniere, quindi lei è anche abbastanza ambiziosa, direi che ci sta. Facciamo una colazione. Cos'è questo? Uova e toast. Senti, mangiati uova e toast di tuo fratello. Lui intanto è andato a scuola, ma sarà l'ultimo giorno di scuola, raga. Sta per diventare anche lui un giovane adulto. E con lei adesso capiamo un attimo il da farsi. Come vi avevo detto, ragazzi, il passaggio di età è impostato solo sulla famiglia con cui stiamo giocando, proprio perché non voglio perdermi situazioni varie. E però volevo fare subito una puntata anche con loro per farvi capire che comunque questo gameplay vedrà diverse famiglie come dire, in gioco. Fai un pasto veloce, dai, mangiamoci biscotti a forma di animali, perché noi siamo comunque in realtà degli adolescenti. E poi, visto che ci troviamo, raga, allora, lei in realtà le piace fare gli abiti al frugalité e rivenderli, però nel frattempo, raga, io vorrei impostarle, dato che comunque social bunny non abbiamo più nulla di tutto quello che avevamo impostato. Con lei continuerei a usare social bunny, continuerei a usare trendy, continuerei in generale a usare un po' di app del telefono. But la prima cosa che voglio fare è cercarle un lavoro. Potremmo anche cercare dei lavoretti, però
cerchiamo un lavoro. Prima di tutto, voglio rivedere con lei un lavoro che avevamo visto con Vita in Città, che era quella di influencer, una cosa del genere, se non mi ricordo, social media comunque. L'andiamo a cercare, dato che lei comunque vuole diventare famosa. C'è influencer di stili, che non mi dispiace, però volevo rivedere un po' questa qui, social media, personalità di internet o pubbliche relazioni. Guardiamolo, dai, non è male. Ottieni 100 follower. Io devo capire un attimo. Assegnazione lavorativa con 5 sim diversi. Raggiungi livello 3 di comicità o malizia. Usa interazioni maliziose con 5 sim diversi. Avremo un po' di robe da fare. Io volevo vedere. Apri social bunny, trendy, casa, viaggio, foto, sociale. Aggiungi storia. Controlla il diario sui social media. Rispondi alla posta. Vediamo un po', raga, queste robe perché non le vedo da un po'. Lei, tra l'altro, va in camera di lui per fare queste robe. Ok, sei sulla strada della fama e fin qui ce l'abbiamo. Poi, chiacchiera con, videochiamata, pianifica un evento sociale, aggiungi, controlla il diario dei social media. Vediamo un attimo. Magari ci dice quanti follower abbiamo. Secondo me ne abbiamo un botto, perché lei comunque aveva raggiunto veramente tantissimi follower all'epoca. E abbiamo iniziato anche con lei, quindi la strada della fama, che è un'altra cosa che sarebbe questa, che è un'altra cosa che non vedo da tanto tempo, i sim, come dire, famosi. Loro hanno come papà e mamma David e Selma, che non sono stati per niente protagonisti nello scorso gameplay, zero proprio, e non lo saranno neanche in questo, mi sa, però sappiamo che loro hanno dei genitori, raga. Questo è poco ma sicuro. Vediamo se ci dice già il numero dei follower. Altrimenti, social network, controlla il diario, crea un profilo sui social network. Facciamolo, raga. E poi ci apriamo anche social bunny. Aggiunge l'elenco dei contatti. Per ora, oddio, pubblica qualcosa, tagga qualcuno, amici. Per ora aggiungiamo tutti quelli che conosciamo. Visto che ci troviamo, così lo rivediamo, raga, questa roba. Pubblica qualcosa. Adoro. Ci dedichiamo un po' ai social in questa situa. E tra l'altro, Gin ha creato un nuovo profilo sui social media. Nella sfera dei social media è impossibile farsi notare senza essere presenti online. Usa il tuo profilo sui social media per guadagnare follower, ampliare la tua rete di conoscenze e diventare una potenza online. Ragazzi, qui c'è Selma che in realtà devo dire, impara a conoscere. In realtà devo dire, è arrivata anche a casa dei Vimes, quindi voglio dire, è già la seconda presenza per lei su questo social. Adoro. Su questo gameplay, scusate. Cambiati d'abito, raga. Tra l'altro vi volevo far vedere il nuovo look della nostra Jin. Che secondo me è molto molto carina. Molto molto carina. Altra cosa che voglio fare subito, raga. Social bunny. Apri. Oddio, possiamo già fare un nuovo post. Posta sul nuovo completo. Energica. Guardatemi un look da favola. Adoro. Adoro. Amo, però ti segue solo tua madre, tuo padre e tuo fratello. Volevo dirtelo. In tutto questo, raga, a questo punto, forse potremmo adottare. Se mi ricordo come si fa. Facciamolo dal computer, scusate. Potremmo adottare un gatto, non un cane, dai, why not? Unità familiare, vai in vacanza, adotta un gatto. Dai, why not? Adottiamo un gattino. E così manteniamo la doccia e non devo mettere la vasca. Ma che fa Selma? Suona sul portico? Adoro. Qui c'è anche David, adoro. Ok, allora, abbiamo vari gatti. Bobtail giapponese, fiore, adoro. Cosa abbiamo? Questo è un gattino normale, sterilizzata. C'è un certosino, un mao egiziano, un ocicat. Qua ah, un likoi. No, prendiamo un bobtail giapponese. Dai, why not? E lei è femmina? Sì. Magari la sterilizziamo, raga, fin da subito, così non abbiamo problemi di sorta.
come dire. Chi c'è? Agente di adozione. Ah! Ok. Vai qui. Ok. Amichevole, presentazione garbata, perché comunque Hinata Sakamoto il giusto, e visto che ci troviamo, se riusciamo dopo facciamo, come dire, ma perché esce il meno? Allora, malizia, dai false cattive notizie, adoro, e metti in giro una voce insensata. In realtà noi dobbiamo fare con 5 sim diversi, quindi non mi sembra il caso di inimicarci lui. Adoro. Però Fiore è bellissimo, raga. Troppo carina, troppo carina. Riusciamo? Presentazione cauta. Dai. Che fa qua? È furente, adoro. Adoro, ci stiamo litigando con la gente. Con la gente dell'adozione. Favola. È diventata conoscente di Fiore. Adoro. La nostra piccola Fiore. Amichevole. Loda. E amichevole. Offre amicizia. E poi adotta. Dai. Già abbiamo pochi soldi. Ci manca l'animale. Ovviamente. Questa casetta, raga, mi piace tantissimo. L'ho fatta io. L'ho fatta io. E sono molto contento dell'esterno, che io solitamente non le faccio così. Però mi sto. Prendersi cura di un nuovo animale è una grande responsabilità. Fiore? Allora, anziché fiore, chiamiamola tipo Petunia. Adoro. Petunia. No, solo Petunia, dai. Va bene solo Petunia. Dicevo, io solitamente non ho questo tipo di costruzione, ma guardando un po' in giro su YouTube, un po' di speed build, eccetera, sto cercando di migliorarmi, ecco. Bellina, amichevole, impara a conoscere e a cura dell'animale. No, diamole un dolcetto. Dai un dolcetto e poi riempi la ciotola. Adoro. Ok, il tuo punto. Ok, ciao e arrivederci. Tra l'altro dobbiamo fare livello 3 di comicità o malizia. Però facciamo maliziosa, tipo invita ad una finta festa. Dai, anche con la madre, raga, dobbiamo fare 5 interazioni maliziose. Non me lo ricordavo è da un po' che non giocavo con questa cosa. Autrice di titoli esca. Aspettate. Il tuo lavoro. Ah, ma siamo stati già. Ok, siamo sta. Ah, perché ci siamo diplomati. Perché ci siamo diplomati, quindi molto interessante. Quindi ci hanno già dato il terzo livello. Promozione seguente, già dovremo decidere se esploratrice di Instagram o coordinatrice di pubbliche relazioni. Io credo che farò esploratrice di Instagram. Voglio proprio buttarmi nei social media. E butta via. Abbiamo fatto la seconda interazione, sì. Adoro. Fatemi vedere allora. Comicità ce l'abbiamo a livello 2. Malizia ce l'abbiamo a livello 1. Forse ci conviene sviluppare la comicità, raga, e non la malizia. Anche se lei è un po' maliziosa, me la vedo, eh. La vedo un pochino lei così. David Wright. Domanda veloce. Io e Lily Feng stavamo pensando di passare un po' di tempo insieme in amicizia. Devo farlo? Credo che dovresti provarci. In amicizia, ora non credo tu stia tradendo la mamma. Comunque, compriamo anche una cuccia. Compriamo una cuccia per animali. Allora, innanzitutto compriamo la lettiera, che non fa per niente male. Magari la mettiamo qui. Ok. E poi compriamo una piccola cuccettina. Sui toni del rosa e la mettiamo qui nella nostra stanza, dai. Adoro, adoro. Anche Gin ci darà delle, come dire, possiedi 15 opere d'arte, amica. Un po' difficile. Ci darà delle soddisfazioni, secondo me. Cioè, senza proprio, senza ritegno, senza. Ok, raga, io voglio conoscere un po' di persone del vicinato. Chi abbiamo qui? Anna Oldoni? No. Chi c'è qui?
Alice Spencer Kim Lewis. No, andiamo a conoscere un po' di gente. Ma che trasferisci l'unità familiare? Ma no. Ah, no, ok, dobbiamo fare così. Viaggiamo. Viaggia. Direi da soli. Andrà a giocare a football fra circa un'ora. Va bene, amo. Vai pure a giocare a football, tanto sono le tue ultime volte. Anche per il nostro Sean. Ho delle cose in mente e visto che ci troviamo, ragazzi, andiamo proprio dai Vimes, andiamo a conoscere la famiglia che fino ad ora ci ha tenuto compagnia in questo gameplay, negli scorsi due episodi. Fatemi sapere ovviamente nei commenti se vi piace questo ping pong, questo saltare da una famiglia all'altra. Secondo me è un modo sempre per tenerci freschi e far succedere delle cose, secondo vari punti di vista. Andiamo a bussare se riusciamo. Non ci fa bussare? Non dirmi che la porta principale è questa. Cioè, la porta principale è questa, raga. Devo cambiare, mi devo ricordare quando gioco con i Vimes. Vediamo, velocizziamo un pochino, amica. Guarda che giro che deve fare. No, vabbè. Perché ho messo prima questa porta, raga. Eccoci, entra pure. Facciamo le nostre belle presentazioni amichevole e una bella presentazione amichevole anche con loro. Ciao Celine, adoro, adoro le nostre prime conoscenze. Raga, non ci credo che sono tutti qui. Adoro, adoro. C'è anche un Bud Grant che vabbè, possiamo anche apprezzare il suo arrivo. Presentazione garbata con la nostra Amelia invece. Vabbè, Richard non si vuole presentare, ma va bene. Casa è molto molto carina. Chi c'è in casa, in realtà? C'è Arti. Amichevole, presentazione garbata. Diciamo che quando ci sono delle persone grandi e o barra anziane, faremo una presentazione garbata, dai. Ci sono vari simini. E c'è tutta la famiglia e io voglio conoscere tutta la famiglia. Presentazione amichevole. Oddio, con loro potremmo fare presentazione rispettosa. Amelia è diventata buona amica di Jean. Diciamo che Amelia, con le sue doti pazzesche, è subito super accogliente e dice: ma ciao, ma tu sei la nostra vicina, ma che bello conoscerti, che bello fare la tua conoscenza. Adula. Condividi consigli per sim sociali. Lui ovviamente è adolescente. Lei gli dice: non so se conosci Sean, mio fratello. Sta per finire la scuola, è un po' più grande di te, però comunque l'avrai sicuramente incontrato al liceo. Ovviamente, signori, ovviamente. Purtroppo dobbiamo fare però subito una cosa. Imita le sirene. Con lei, con Celine, potremmo malizioso. Metti in giro una voce insensata. Raga, dobbiamo darci da fare con la malizia e in menti sulla carriera. Ovviamente noi ci vogliamo far conoscere. Lei è un po' iconica, è un po' anche snobbina, nel senso che è una persona poi che dà molto conto alle apparenze, quindi diciamo che mente sulla carriera. Lei vuole sembrare di più di quello che è, principalmente. E quindi dice: no, ma io, guarda, lavoro nei social media a livelli importanti, sono già un'influencer, ovviamente. Io volevo conoscere comunque anche Richard, perché sennò diventa un po' difficile. Lo stiamo facendo con tutti? Adoro. E allora, scusate, vediamo dov'è Richard, secondo me nell'altra casa. Nella dépendance. E amichevole, presentazione amichevole. Vieni a unirti, non ci interessa. È lui che raggiunge noi, per fortuna, perché vede che comunque c'è gente in casa. E visto che ci troviamo, poi presentazione garbata anche con Arti. Cosa, ragazzi, potrebbe succedere qui? Leggo un triangolo. No, dai, fin da subito questa pressione. Lei è diventata amica ovviamente degli anziani, dei grandi, raga. Non ho fatto presentazione garbata, anche
con i giovani adulti perché voglio creare delle situazioni, siamo qua, sono tutti amici. Ci piace questa idea. Con lui, malizioso, menti sulla carriera. Adoro. Mentiamo sulla carriera così facciamo questa roba. E adoro. E adoro. Facciamolo, dai, 5, va bene? L'abbiamo fatta? Sì, raggiunto il livello 2 di malizia, tra l'altro. Jin può fare i troll nei forum con un computer o un tablet. Allora, non sarà Jin la maliziosa del quartiere, ve lo dico. Nel senso che nel quartiere ci sono varie famiglie e c'è una famiglia in particolare che sarà molto particolare quando la conosceremo, perché comunque uno dei due lavorerà nella delinquenza e diciamo che l'altro magari sarà un po' più, ci sarà chi è molto malizioso all'interno del quartiere. C'è una persona fondamentalmente non cattiva, ma che purtroppo avrà dei problemi con la legge, quindi lavora nell'ambito della delinquenza, ragazzi, e quindi sarà molto interessante. E tra l'altro questo suo lavoro lo porterà ad allontanarsi un po' dall'assetto familiare, quindi succederanno un po' di robe. Vi sto spoilerando un po' di cose a chi è arrivato fin qui. Ovviamente se siete arrivati fino a questo punto del video, commentate con la parola delinquenza, no, con la parola drama, dai, con la parola drama. Non vorrei che la parola delinquente magari mi abbassa le views dell'algoritmo, diciamo. Comunque, andiamo in bagno. E visto che ci troviamo con il nostro Sean, potremmo fare la presentazione amichevole a carezza. Dai, presentiamoci al gattino che è arrivato in casa senza problemi. Ragazzi, dobbiamo correggere l'acne. Datti e sir, applica il detergente per il viso o altre scelte, correggi l'acne, perché sennò sti due ragazzuoli mi crescono entrambi con l'acne. Sean in tutto questo, ragazzi, è un animale da festa, attivo e attraente, adoro, cioè nel senso ha anche lui l'educazione a gogo, adoro. Applica il detergente per il viso. Voglio migliorarmi quanto più possibile l'acne. Ok. Datti la carica. Raditi barba e baffi. Ma lo fa qua, davanti a questo specchio? Adoro. Adoro. Vabbè, ci sta, raga. Sta giusta qua. Adoro. Che bellino. Anche Sean è molto, molto bellino. Ha corretto l'acne? Forse non del tutto. I don't know. I don't know. Comunque, io direi che con lui potremmo anche liceo. Studia per l'esame? No. No, lo faccio passare io, dai, di età. Va bene, ragazzi, io direi che con questo episodio possiamo terminare qui. Spero che vi siate divertiti. Se così, iscrivetevi al canale, mettete un mi piace, attivate la campanella, commentate. Ovviamente, se volete sostenere il canale, c'è il tasto super grazie o il link di Stan Gaming, dal quale potrete, acquistando dei giochi, sostenere passivamente questo canale. Io nel frattempo vi mando un bacio dal vostro Daniele Danzu e noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti!